Cioè, sul sito dell'università sì. c'è una presenza del museo. Ah, Così. benissimo, allora dobbiamo cercare qualcosa. Ci sono ancora anche delle foto, delle immagini di questo spazio, dei figli di questo museo. Ah, perfetto. Sì. Anche in inglese l'hanno scritto? Ah, sì. Ah, perfetto. Quindi io poi posso fare anche il link per ecco. vedere dove Sì. sono. Però dal vivo è più bello. Purtroppo. Dal vivo è no, più per fortuna. Cioè la domanda era, cresci, capito? Cresci. Perché se a noi lo chiedono noi diciamo Montessori, no? Se lo chiedono alla Svizzera, questa nozze, se lo chiedono al Belgio De Croli, però nessuno per la Grecia. Nel muso Glinotti. Glinos. Che del muso. E questi hanno fatto anche un metodo oppure solo un discorso teorico? No, non posso dire come metodo, posso dire che è una un intervento, una sì anche una filosofia sul sistema dell'educazione, sull'organizzazione dell'educazione in Grecia. Del museo così. Però non so anche la mia personale capo con me. No, non importa, mi scriva. Mi scriva qui il numero. Certamente. No. Così quando lo presento. Allora, che scrivo? Il nome e cognome e poi metta responsabile, re responsabile, diciamo. Sì. Il riferimento. Come lo chiamate? Noi diciamo responsabile del museo o direttore diciamo così, del museo. No, direttore so non direi, il direttore sarebbe il professor Busaghis. Allora, responsabile, diciamo così. Dell'educazione, sì, vediamo così. Presentazione? Sì, Università di Padova. Sì. Allora, si va. Le lezioni alla montagna durante la guerra. Sì. E i maestri chi erano? I partigiani? Sì. Tra i partigiani erano tanti che erano maestri e allora avevano come compito di fare lezioni ai ragazzi dei paesi. Anche questa è una bella pagina di storia. Come? È un museo che rendete vivo da questo punto di vista. Perché se c'è poi il legame con fatti della storia diventano... Ma come ha detto lei, gli studenti sono più attratti, sì. Più vivono delle cose magari della loro famiglia, dei loro genitori, nonni, bisnonni. Certo, ma... Chiesa di Sant'Andrea. A Tasso, giorno di Pasqua, 12 aprile 2009. La chiesa precedente, piccola. Vado a trovare la... Siamo nel museo di Olimpia. Questo è il vaso nel quale seppellivano i bambini morti al di fuori della casa.
la tomba dei neonati. It depicts the departure of a warrior for battle, perhaps Amphiaraus, as he bids farewell to his wife and little child from an East Ionian workshop around 400 before Christ. Età del bronzo. Puoi mettere nella tua, lo puoi mettere nella tua testa questo. Questo è uno scudo, completamente ricostruito nel disegno, in tutte le sue parti, molto lavorato. Questo è un altro tipo di ricostruzione, perché devono ricreare i pezzi mancanti. Invece in quegli altri che abbiamo visto prima, i pezzi erano tutti presenti.